concordato con la ASL questa postazione, questo ambulatorio che si apre nei locali dell'ex anagrafe. Avrà una cadenza un giorno sì e l'altro no, e un esperimento che avrà la durata di 6 mesi. Oltre a questo, i locali che noi abbiamo messo a disposizione possono essere utilizzati per eventuali ambulatori di altro tipo pediatria o altro ancora. Se si considera che abbiamo dato all'ASL anche l'edificio che abbiamo realizzato, materno, che ospiterà una casa di comunità ricca di possibilità diagnostiche, ma anche di verifica della popolazione in termini medici, non solo, credo che il servizio che abbiamo reso alle frazioni alte sia abbastanza soddisfacente. Oggi un nuovo presidio vicino alla comunità di Ogliara. Sì, un gruppo di pazienti che era rimasto sprovvisto di medico di famiglia sin dal novembre dello scorso anno, e quindi l'ASL era praticamente in condizioni di carenza, quindi ho proposto a chi era disponibile di accettare questi circa 600-650 pazienti. E quindi io avendo qua studio presso Fuorni 84131, quanto riguarda il CAP, ho accettato questa parziale popolazione senza medico, e molto pazientemente si sono recati tutti gli assistiti presso di me dal mese di dicembre. Oggi siamo riusciti finalmente a dare la possibilità sul territorio il martedì e il giovedì, mattina e pomeriggio rispettivamente, in modo tale che almeno per la fascia più in difficoltà in merito agli spostamenti si possa dare un servizio sul posto.